Cicerchia, londino di fico, fagiolo solfino sono i sapori della memoria della buona usanza, la piccola cooperativa Presidio Slow Food, simbolo dell'artigianato alimentare di qualità. La buona usanza, il bello e il buono del ritorno alla terra. Farina di qualità da 5 generazioni. Scopri i prodotti Molino Bianchi di solo grano italiano. Li riconosci dalla bandiera tricolore. I nostri prodotti non contengono additivi né conservanti. Dalle olive dei coltivatori locali, attentamente selezionate e controllate, creiamo un prodotto raffinato che unisce gusto all'alta qualità. È l'olio Montenovo, il compagno fedele della tua salute. Le nostre nonne passavano ore ad impastare uova e farina per rendere la pasta più morbida ed elastica. Oggi, dopo 50 anni, D'Andrea Giovanni impasta ancora come allora, nel rispetto della buona tradizione marchigiana, garantendo qualità e freschezza ed offrendo una vasta scelta di formati e piatti tipici. Pasta all'uovo D'Andrea Giovanni, dal 1957, la buona tradizione marchigiana. Mangiar sano, mangiar marchigiano, bentrovati a questa nuova puntata. Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati. L'elisir di lunga vita parte innanzitutto dalla terra, prima, e poi dalla tavola. Puntata speciale dedicata al Vinitaly, la più importante fiera del mondo vino che si è conclusa a Verona. Ad unire il territorio regionale tra i tanti produttori presenti nella fiera veronese, l'IMT, l'Istituto Marchigiano di Tutela dei Vini, 15 anni di attività, 800 produttori, per una storia che parte con 18 volenterosi. Il nostro consorzio nel 1999 è partito con 18 associati, oggi siamo 798, primo consorzio italiano, 16 denominazioni. Tutti insieme perché abbiamo capito che insieme potevamo sfidare chiunque, perché dalla parte nostra abbiamo territorio, clima, microclima e tutto quello delle bellezze storiche e architettoniche della nostra terra. E il vino è un elemento importantissimo che lega tutto. Insieme a questo non possiamo trascurare la nostra enogastronomia. Gastronomia che oggi con i suoi prodotti DOP, IGP, con il biologico, con i prodotti QM riescono a difendere un sistema importante. Perciò uniti per vincere la sfida della globalizzazione, insieme lo possiamo fare, ci siamo riusciti, l'abbiamo visto in modo positivo al Provine, dove abbiamo avuto già un ottimo riscontro di questo successo. Oggi, giornata d'apertura, fantasticamente affollatissimo lo stand, siamo orgogliosi di questo, speriamo di continuare perché i produttori ci credono, vogliono investire e su questo noi siamo vicini a loro. Lei ha parlato di export, quali sono i numeri? I numeri sono importanti, allora, sono importanti perché sull'export noi abbiamo una crescita praticamente del 36%, su 132 milioni di euro che è il fatturato Marche, 68 milioni è l'export vero, perciò questo è un numero importantissimo, di questo il verdicco è il 41%, perciò siamo cresciuti fortissimamente su questo periodo, noi siamo orgogliosi di questo, abbiamo insegnato ai nostri soci che dovevano prendere la scaletta dell'aereo, salire, andare oltreoceano, Canada, Giappone, Stati Uniti sono i mercati per noi di riferimento più importanti e la cosa più bella è che abbiamo fatto partire il produttore perché ci deve mettere la faccia, lui si deve raccontare perché il consumatore oggi può sapere la provenienza che è sinonimo di garanzia, di genuinità e di rapporto umano che oggi conta moltissimo in questo mondo dove il generico e l'indifferente praticamente passa avanti. 220.000 bottiglie per una cantina che si estende su 230 ettari, il campione delle esportazioni delle Marche, il Pollenza. Il vino italiano è un grande vino ma molto competitivo, quindi ho pensato che è inutile battere il martello, cosa che faccio, ma praticamente credo che il Pollenza e i vini del Pollenza siano, ma neanche
coprano il 5% della produzione. Il resto è tutto nel mondo, in Cina, negli Stati Uniti, in Giappone, nel nord dell'Europa, Germania, Inghilterra, Francia e in altri paesi del Medio Oriente. Quindi l'aumentare la produzione ha un significato specifico di essere sempre più eccellenza. Non avrei mai potuto desiderare di arrivare come siamo arrivati, a essere scelti dalla più grande rivista del mondo dei vini come Wine Spectator, che ci ha classificato tra i migliori vini italiani. Poi il passaggio tra le generazioni ed il legame con il territorio. Partiamo da una storia datata 1878. Ci teniamo tanto alla nostra storia, ormai è arrivata la quinta generazione, ma una storia di un vino che è proprio tipico marchigiano, che abbiamo il piacere di esportare per raccontare una storia che non è solo quella della cantina Garofoli, ma che è la storia di tutti quelli che lavorano con noi, collaborano con noi e ci circondano in questa impresa in crescita anno dopo anno. Noi siamo molto innamorati del nostro territorio e lasciatemi dire che un po' di sano amore per l'Italia in questo momento serve più di ogni altra cosa. C'è bisogno di mantenere e rinsaldare questo contatto. Senza dubbio un'apertura verso l'estero è fondamentale, ormai noi siamo arrivati alla quinta generazione e già da alcune lavoriamo con l'estero, per cui diciamo cerchiamo di consolidare quello che abbiamo già costruito ed aprirci ancora di più verso l'estero. Ecco, per quanto riguarda l'export, dunque pesa per i 2/3 della produzione, i mercati di riferimento, dove avete più fortuna, tra virgolette? Diciamo che siamo posizionati bene, non solo in Europa, dove abbiamo consolidato senza dubbio già il nostro marchio e i nostri prodotti, ci stiamo aprendo un po' anche a mercati nuovi come il Brasile, l'Australia, e diciamo che il mondo ormai è interessante tutto ed è molto facile raggiungere diversi posti, punti di riferimento, baluardi, quindi confidiamo nel fatto di essere sempre più presenti anche in quei mercati in cui non siamo così, diciamo, forti. Risale invece agli anni 60 la storia della famiglia Bernetti, l'occhio lungo per il vino di qualità, Umani Ronchi. Dagli anni 60 ad oggi c'è stata una grande evoluzione, si beve come tutte le statistiche danno meno, ma si beve meglio. Si beve meglio e soprattutto c'è l'interesse, Vinitaly lo dimostra, la Vinexpo l'ha dimostrato a Düsseldorf e tutte le fiere dimostrano prevalentemente che c'è un interesse sul vino, sulla cultura del vino e anche direi sulla scoperta o la riscoperta di nuovi vini, di nuovi vitigni. Vedi Pecorino, vedi un verdicchio imbottigliato, lavorato, allevato con una cifra veramente esponenziale di successo, perché si adatta a diverse tipologie, dallo spumante al vino invecchiato che regge benissimo da essere fruttato, fresco, a un vino giovane. Per quanto riguarda l'export, quali sono i vostri mercati di riferimento e quanto le esportazioni pesano sulla produzione totale? La caratteristica un po' dell'azienda è stata quella di puntare decisamente sull'esportazione, perché quando io ho cominciato trovavo davanti che il verdicchio non era eccessivamente conosciuto, salvo l'azienda Fazio Battaglia che aveva la tipica anfora che rappresentava appunto il verdicchio. Ho preso la valigia e da buon italiano ho cominciato a girare il mondo proponendo soprattutto alla parte del ristoratore italiano i nostri vini. E devo dire che attualmente noi rappresenta il 70-75% del mercato estero, esportiamo in 37 paesi e i mercati principali sono il mercato americano, il mercato canadese, il mercato svedese e il mercato giapponese che noi serviamo da oltre 20 anni e adesso si stanno aprendo altri mercati. A chiudere un vino prodotto in un pugno di chilometri, la sua carta di identità, la Vernaccia di Serra Petrona.
c'è molta curiosità, la vernace serbetrona rientra nei vitigni autoctoni della nostra regione, è un vino unico, per cui ci stiamo rendendo conto che c'è sempre più ricerca di questi prodotti particolari. Ecco, un elemento importante è quello legato all'export, anche per un prodotto così particolare effettivamente c'è questo tipo di opportunità che vanno anche fuori dal mercato locale. Diciamo che per le piccole produzioni come la vernace serrapetrona, dove non c'è massa critica, l'export è uno scoglio un po' più duro, perché se andiamo ad affrontare mercati dove c'è cultura del vino troviamo una nostra nicchia di mercato. Se andiamo ad affrontare mercati dove c'è poca cultura del vino, dove è più importante il brand della denominazione o aziendale, lì è molto dura per noi. Obiettivi futuri quindi per continuare insomma a far segnare segni più, se non legati all'export, su cosa puntare? Puntare su far conoscere sempre di più l'unicità della vernaccia di Serrapetrona. Bene, è tutto per questa puntata di Mangiar Sano, Mangiar Marchigiano. A voi grazie di averci seguito. Dalla nostra redazione i migliori auguri di una buona Pasqua. Cerchia, lonzino di fico, fagiolo solfino sono i sapori della memoria della buona usanza, la piccola cooperativa Presidio Slow Food, simbolo dell'artigianato alimentare di qualità. La buona usanza, il bello e il buono del ritorno alla terra. Farina di qualità da 5 generazioni. Scopri i prodotti Molino Bianchi di solo grano italiano. Li riconosci dalla bandiera tricolore. I nostri prodotti non contengono additivi né conservanti. Dalle olive dei coltivatori locali, attentamente selezionate e controllate, creiamo un prodotto raffinato che unisce gusto all'alta qualità. È l'olio Montenovo, il compagno fedele della tua salute. Le nostre nonne passavano ore ad impastare uova e farina per rendere la pasta più morbida ed elastica. Oggi, dopo 50 anni, D'Andrea Giovanni impasta ancora come allora, nel rispetto della buona tradizione marchigiana, garantendo qualità e freschezza ed offrendo una vasta scelta di formati e piatti tipici. Pasta all'uovo D'Andrea Giovanni, dal 1957, la buona tradizione marchigiana.